Mister Vito Viola, la Pro Librino è stata sconfitta in questo big match del Villaggio Sant'Agata. Cosa non ha funzionato oggi? Diciamo che non ha funzionato proprio l'approccio alla partita. Abbiamo iniziato forse con più di con troppa tensione, non ragionando. Poi è arrivato il gol subito da quell'episodio e chiaramente ci ha ancora peggiorato la situazione. Peccato perché, ripeto, non siamo questi. È andata male, però ci tengo a dire che la Pro Librino non è questa, non è quella che si è vista oggi. Ripartiamo da quello che abbiamo visto, cioè da tanti errori che abbiamo fatto, e a testa bassa torneremo più forti di prima. Guardate, anche qualche problema di formazione, qualche assenza di troppo? Sì, abbiamo avuto un problema con un nostro attaccante, con Arcila Luis, un ragazzo che ha delle buone qualità, però non vuol dire, siamo anche soci, aveva qualche problema a un piede, però ripeto, non è una giustificazione, siamo in 21, tutti e 21 abbiamo le possibilità di affrontare qualsiasi avversario, non è una scusa se magari qualcuno stava poco bene e abbiamo dovuto cambiare quello che era l'idea dell'undici del primo minuto. L'obiettivo di quest'anno della Pro Librino? L'obiettivo è chiaro che avevamo iniziato bene, quindi non ci nascondiamo dal fatto che conosciamo le nostre capacità e quindi ragioniamo partita per partita e crediamo di poter affrontare tutti a viso aperto, ripeto, anche il Villaggio Sant'Agata, che tutti sappiamo che è la squadra da battere di questo campionato, però a mio avviso noi la possiamo affrontare benissimo, solo se la affrontiamo con la giusta mentalità e con la giusta voglia e con il giusto orgoglio. Ringraziamo allora il mister Vito Viola, in bocca al lupo per questa stagione. Crepi. Con noi anche il presidente della Pro Librino, Salvo Vasta, un po' deluso ovviamente per questa sconfitta. Come ha visto oggi la sua squadra? L'ho vista purtroppo non andando bene. Cioè, allora, noi parliamoci chiaro, non siamo questi. La squadra era molto maneggiata, ci mancavano tantissimi elementi, avevamo un attacco che purtroppo non dava quelle capacità di dare. È logico che 5 gol di differenza non esistono, non c'entrano. Sono in questo momento, loro sono molto più forti di noi, bisogna dare la verità. Io l'ho detto anche col presidente Villaggio Sant'Agata, mi congratulo con lui. Vinca il migliore, l'importante è che onoriamo lo sport. Lo sport è stato onorato, ci siamo comportati bene nell'ambito sportivo, loro ci sono stati superiori. Ripeto, non è questa la nostra squadra, come diceva mister Viola, noi abbiamo una potenzialità molto, ma molto migliore di quello che abbiamo dimostrato. Quindi, vabbè, vuol dire che ci riveremo al ritorno, chi lo sa, il pallone è rotondo. Diciamo che Pro Librino e il Villaggio Sant'Agata hanno un obiettivo comune, che comunque è quello del sociale. Certo, difatti abbiamo detto questo con il presidente, che in effetti il nostro scopo è quello sociale, cioè ognuno di noi dobbiamo portare avanti un progetto per far sì che i nostri quartieri, Librino, Villaggio Sant'Agata, si riscattano a livello dello sport nei confronti della società, purtroppo che è così. Quindi noi siamo per questo, ecco, in effetti. E anche dal punto di vista sportivo sperate di andare avanti, fare un campionato da protagonista? Perché una squadra vincerà, ma ci sono i play-off. Noi in questo momento siamo inferiori a loro, però è anche vero che la nostra realtà è tutt'altro. Quindi è logico, ci confronteremo anche con le altre squadre. Quindi in questo momento su 3 partite ne abbiamo vinte 2 e ne ha perso questa qua. Quindi è logico che ancora anche noi cerchiamo di andare in seconda categoria. Diciamo che dalla prossima partita vuole vedere anche un atteggiamento diverso, forse dei giocatori, più grinta, più determinazione. Certo. Ma speriamo solo di riprendere di nuovo quei giocatori infortunati. Purtroppo c'era il nostro numero 5, Salvatore Sozzi, che ha giocato con mezzo piede, e purtroppo ha giocato e ha dato quello che ha potuto. Un attaccante
che poteva essere da spalla fortissimo nei confronti insieme a Pappalardo, purtroppo in panchina perché era stirato. Insomma, è logico, una squadra come il Villaggio Sant'Agata non si può affrontare senza questi giocatori. Dalla prossima cercherete riscatto? C'è, sicuramente, anzi, dobbiamo fare per il nostro quartiere, per i nostri tifosi. Ringraziamo allora il presidente Salvo Vasta per essere stato con noi. Auguri per questa stagione. E noi ringraziamo anche tutti voi. Ripeto, alla prossima anche noi ci rifaremo. Grazie. Grazie.